Ciao, io sono Viola. E io sono il papà di Viola e il video di oggi è un po' insolito per noi perché dovete sapere che tanto tempo fa Viola aveva una carissima amica, Sophie, con cui era in classe insieme. Poi però a un certo punto Sophie è dovuta partire per andare ad abitare molto molto lontano. Ti ricordi cosa è successo qualche giorno prima di partire? Sì, che eravamo a scuola e avevo portato un gufetto, mi piaceva e me l'ha prestato. Ti ha prestato un gufetto di peluche, che però aveva un piccolo problema, ti ricordi? Che si era rotta l'ala. Ma ce lo fai vedere questo gufetto? Te lo tieni tutto per te? Dai, sì. Fallo vedere. Il nostro gufetto con l'ala rotta, facciamo vedere. Fai vedere l'ala rotta vicino, avvicina. Aspetta, posso avvicinarlo un po' di più? Vedete, si sta staccando un'ala al nostro, il nostro gufetto. Sta per perdere un'aletta. E allora noi pensavamo che potremmo aggiustarlo. Che ne dici, Viola? Dai, allora ci serviranno un ago e del filo. Dove sono? Qua dietro, nella sezione bricolage e fai da te. Guarda, questo è un pezzo di polistirolo che uso come punta spilli. Così non perdo gli spilli. Dobbiamo ricordarci però da quale parte c'è la punta, che è un ago, quello. Vero. Che si può pungere. E questo è del fantastico... E questo è del... qui che non sai volare. E questo è del fantastico filo trasparente, che è l'ideale per cucire qualunque genere di cosa, perché così non dobbiamo neanche avere la collezione di fili di tutti i colori. Con un filo solo facciamo tutto. Viola, io ti anticipo che non sono un professionista del cucito, eh. Ci sono sicuramente migliaia di persone, o se non milioni di persone, che cuciono meglio di me. Sei bravo. No, a cucire no, Viola, mi spiace. Sì. Però, guarda, se ho un pregio è quello che sono tenace e non mi arrendo mai. E quindi riusciremo ad aggiustare il tuo gufetto. Anzi, il gufetto di Sophie. Viola, sono riuscito a preparare il filo. Me lo passi un attimo? Allora, vediamo un po'. Non ho paura dell'ago. Ho infilato il filo nella cruna del lago. Questo buco qua che c'è nel lago si chiama la cruna. La cruna. E dall'altra parte ho fatto una specie di nodo per bloccarlo. Guarda come facciamo. Infiliamo qua e lo facciamo. Infiliamo da dentro. Ho paura, lo facciamo spuntare. Però del lago. Il tuo gufetto ha paura del lago? Dai, sta andando abbastanza bene la nostra riparazione. Viola, mi è venuta un'idea. Sì? Quale? Che ne dici se mentre aggiustiamo il nostro gufetto mandi un video messaggio a Sophie? Magari le arriverà, magari il video farà il giro del mondo e arriverà fino a lei ovunque si trovi in questo momento. Dai, di quello che vuoi a Sophie. Guarda, fai finta che Sophie sia là dentro. Ciao Sophie, questo messaggio è per te. Io e il mio papà abbiamo deciso di aggiustare il tuo gufetto, che è qui. E sono tanto felice che lo riavrai. Quando ti rivedrò te lo ridarò. Ti voglio bene, ne giocheremo anche tanto insieme. Sophie, ti voglio bene, ciao, ti mando tanti baci e abbracci, ciao Sophie. Bravissima, sono... Ora gioco. Tutto questo per un chiodo, solamente per un chiodo. Tutto questo per un chiodo, solamente per un chiodo. Per un chiodo che mancava, il cavallo perso un ferro. Per il ferro che mancava, il cavallo si fermò. Guarda Viola, questo qua era l'ultimo. Adesso ho fissato i due capi del filo e tagliamo quello che sporge. Così. Oh, abbiamo finito. Ta-da! Questa era l'aletta rotta. No, aspetta, era questa l'aletta rotta. E adesso faremo la prova del 9, quella in cui si verifica se un giocattolo è abbastanza resistente e lo si dà ad un bambino. Principessa? Ciao Sophie. Sì, va bene l'aletta. Ciao Sophie. Ciao Sophie. Ci vediamo. Ma poi, ciao ciao! E noi invece ci rivediamo lunedì prossimo per un altro video di Papà di Viola! E Viola! Ciao ciao! Ciao, ciao Sophie! E io sono il papà di Viola e ho...